Allora ragazzi, la prima domanda è d'obbligo. Una notte di metà ottobre siete catapultati in un paesino sperduto al centro delle Marche. Pensavate di essere su Scherzi a Parte oppure che impressione avete avuto? No, no, anzi, no, siamo stati accolti benissimo, anzi, grazie a tutte le persone che sono venute qua, nonostante il freddo. Ci hanno detto copritevi da Roma. Pensavo peggio, però alla fine è andata bene. No, siamo molto contenti di essere qui perché, insomma, è importante che il film sia pubblicizzato un po' ovunque e quindi anche qui, giustamente. Certo. Blu, tu che impressioni hai avuto di questo posto di Precicchia e dintorni? Beh, ma è una contea fatata, tipo, è bellissima e l'accoglienza, appunto, nonostante il freddo, in realtà è stata molto calorosa e ammiro tantissimo tutte queste persone che sono comunque venute a vedere questo film. Cioè, è la cosa che penso mi faccia più felice al mondo e soprattutto che abbiano apprezzato e siano rimaste qui con noi fino alla fine del dibattito. Quindi, in realtà, bellissimo tutto. E vedendo il film e Piuma, l'impressione che ci sta di una grandissima freschezza nella vostra interpretazione, nel film, è stato così per voi anche divertente, interpretarlo, lavorare sul set? Per me sì, molto, sia perché insomma c'era Blu, che ormai è una mia grande amica, quindi ci siamo divertiti un sacco, e poi anche con Rohan, con il regista, c'è stato grande entusiasmo e questo secondo me guardando il film un po' traspare, almeno spero. Senti Blu, mentre preparavate il film, immaginavate un successo di questo genere o avevate intuito qualcosa che potesse piacere molto? Ma in realtà sei molto dentro al film, quindi tutto il resto non ci toccava più di tanto, anzi lasciare il set è stato abbastanza drammatico. Poi il fatto che comunque una serie di sforzi, una bellissima esperienza abbia toccato così tanti cuori, ma ben venga, cioè, anzi, poi ecco appunto arrivare a quando le luci si accendono a fine film e vedere questi volti emozionati in realtà emoziona un po' anche me. Luigi, il successo che ha avuto Piuma vi ha aperto altre opportunità? Su cosa stai lavorando in questo momento e se hai altri progetti per il futuro? Sì, no, è stata sicuramente una bella vetrina, ci ha dato grande visibilità anche Venezia, per cui, insomma, in un certo senso ti direi di sì. Adesso ho finito di girare un film quest'estate dal titolo Quanto Basta, che uscirà nel 2018, quindi lo sto aspettando anch'io perché ancora non ho visto nulla. Per te Blu invece? Sì, lo stesso è stato un po' per me, mi sono ritrovata anch'io quest'estate in un set. Un po' al femminile, diciamo, quindi tema abbastanza molto in realtà opposto, vabbè, che si chiama Like Me Back, e sto aspettando anche io, vedremo. Perfetto, grazie mille. Vi auguriamo di tornare a Precicchie per nuovi successi dopo aver accumulato altre esperienze. Grazie mille. Speriamo. Ciao, grazie. Ciao.